da certe cose che vediamo con gli anni. Per esempio, per venire qua non sapevo se era la mia colonna, ho fatto il giro del supermercato e ho fatto, come dire, guardando per esempio dei negozi, dei negozi buoni, dei negozi vendici, qua la del deserto, dai paesi, una cosa è l'unica. Poi ci sono arrivato. Ma una cosa che mi ha fortemente preoccupato, l'altro giorno andando al carico, comprare la carta, ho preso due bistecche e poi ho guardato, era di Scottona, macellato in Polonia. E quanti giorni fa sarà stata ammazzata questa bestia in Polonia? L'hanno mica fatto soltanto e poi portato al supermercato. E ne ho preso un'altra macellata in Scozia. Poi ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? E cioè questi sono prodotti concentrati di non solo pesticidi, ma di conservanti. Come ci difendiamo da queste cose? Prima, più anni fa, avevo preso un meloncino bello, e poi ho visto altro che era ancora più bello. Questo veniva prodotto in Maremma, costava di più. Questa veniva dal Brasile, costava di meno. È un tempo brutto adesso. Come ci si dice? Allora, io voglio dire, non so, io vado spesso qui al mercato del sabato, avevo sui dati, ho preso la ricetta, non so, nelle nostre proposte immaginarie, forse al mondo, l'idea che, perché io credo che la lotta ai supermercati sia una lotta perdente, la società è questa questione, ma è immaginabile per esempio una proposta che in ogni supermercato ci sia la sezione del prodotto locale, dico una roba così, ma proprio appena abbozzata, perché poi se noi facciamo il ragionamento all'indietro, no? Ma voi capite l'abbandono della terra, dell'agricoltura, dell'allevamento, ma dell'allevamento quello vero e non delle strofe che vivono la loro vita in una gabbietta, no? E annegano la loro delegazione, fanno soltanto dei figli che vengono praticamente fecondati artificialmente, c'è questa mostruosità, no? Come è possibile? Come è possibile che noi possiamo incidere un qualcosa in questa direzione, no? Eccetera.